Mariana dell'indirizzo Scienze Umane del Pantinipudente di Vasto, appena uscita con un mazzo di fiori. Com'è andata? Bene, dai, sì, sono contenta. Sei la prima dei maturandi 2020 della tua classe dell'istituto. Sì, sono la prima. Che cosa ti hanno chiesto? Quanto è durato il colloquio? Insomma, è Allora, il stato. colloquio è durato un'ora circa e abbiamo iniziato con l'elaborato della materia di indirizzo, nel mio caso Scienze Umane. E poi siamo passati Ma era come te l'aspettavi, diciamo, oppure è stato difficile? Quali emozioni hai provato? Allora, sicuramente tanta ansia, paura perché era tutto nuovo, era comunque il primo esame ed era il primo esame fatto in maniera totalmente diversa. Però adesso sono contenta, ho finito finalmente, anche se chiudere un percorso di 5 anni così non è la migliore delle cose, però sono contenta e adesso vediamo cosa fare in futuro. Vi rivedrete per fare un piccolo festeggiamento con gli amici della classe? Sì, certo, sicuramente con gli amici, ma penso anche con i professori perché il Covid ci ha impedito di fare la cena prima, magari la faremo dopo. Quali sono le tue prospettive per il futuro? Cosa vuoi fare? Allora, niente di certo per adesso, però sono molto orientata verso la facoltà di psicologia, quindi continuare con gli studi umanistici. Grazie. Va bene, in bocca al lupo. Valeria, ti sei appena diplomata in amministrazione, finanza e Sì. marketing. Com'è andata? Sei Sì, è contenta? andata bene. In realtà me l'aspettavo peggio, ma la commissione comunque è molto disponibile, ha capito la situazione in cui ci siamo trovati, soprattutto in questi ultimi mesi, e di conseguenza il tutto procede molto bene. Circa un'oretta che passa subito e si affrontano tutti i cinque diversi punti che la ministra ha scelto di affidarci, però è andata bene tutto sommato. Senti, ma ti è dispiaciuto comunque non poter condividere questo evento con la classe, In diciamo? realtà sì, avrei preferito avere, diciamo, tutta la classe testimone, così come gli amici, e proprio per questo, per evitare di lasciare qualcuno fuori, ho preferito andare da sola, in modo tale da non fare preferenze, diciamo così. Ma vi rivedrete per Certo, festeggiare? abbiamo già in programma un pranzo di classe, anche con i professori, a debita distanza ovviamente, ma in cui appunto festeggeremo insieme la fine di questo lungo percorso. Alessandro, appena diplomato al Liceo Classico di Vasto, come ti senti? Mi sento più libero, insomma, abbastanza soddisfatto del percorso fatto. Diciamo che sì, è andata bene. Hai rivisto sia la tua scuola che gli Sì. insegnanti. Com'è andato l'impatto? Com'è stato? È stato abbastanza forte l'impatto. Comunque non ci siamo visti per 3 mesi, però insomma comunque erano come li ricordavo. Poi comunque ci siamo visti tramite le video lezioni, quindi è stato un po' come stare vicini, anche se in modo diverso. E come hai affrontato questi 3 mesi anche dal punto di vista proprio dell'apprendimento? Sì, allora è stato piuttosto difficile, devo dire, a volte, in quanto stando a casa magari diciamo che abbiamo notato forse una mancanza di stimoli, insomma, non andando a scuola, non avendo i compiti da fare giorno per giorno, sei un po' tu che devi organizzarti e spesso non ti organizzi nel migliore dei modi, però alla fine è andato tutto per il meglio. E con i compagni siete comunque sentiti, adesso festeggerete? Sì, diciamo che io sono il primo, quindi aspetterò i miei amici che lo faranno nei prossimi giorni. Quando avremo finito tutti, penso che festeggeremo sicuramente. E per quanto riguarda le scelte future, questo è un periodo un po' difficile Sì. per prenderle. Come ti sei organizzato tu? Diciamo che io avrei intenzione di provare il test di medicina quest'estate, insomma, per vedere se riesco a rientrare nella facoltà e insomma, si vedrà. In bocca al lupo. Crepi. Lorenza, neodiplomata al liceo artistico, com'è andata? Quali emozioni hai vissuto stamattina? È andata bene, all'inizio molta ansia, però alla fine è anche passato velocemente, ora sensazione di libertà, wow! E com'è E stato ritornare in quindi classe comunque dopo tanti mesi di lontananza, rivedere gli è insegnanti? stato molto strano perché sembra quasi un ricordo lontano ormai, quindi è stato
È stato molto strano ma anche bello, diciamo che è anche visto sotto un'ottica diversa perché ora non c'è nessuno a scuola, nel senso solo i professori, però è stato bello. E adesso cosa speri per il tuo futuro? Spero che, diciamo, di continuare a studiare, così fare sempre, diciamo, quello che mi piace e comunque mi è stata utile l'esperienza di questi 5 anni qui. Vi rivedrete con la classe adesso che è possibile vedersi in presenza per festeggiare insieme? Ma forse sì, cioè io vengo comunque dal Molise, quindi sono un po' più lontana, però penso che ci rivedremo con alcuni anche quando più in là, quando si potrà anche vedersi con proprio parecchie persone, potremmo fare una rimpatriata. Francesco, neodiplomato al geometra, com'è andata? Sei contento? È finita? Sì, sono molto contento che sia finita e ho un bel ricordo di questa scuola e spero che mi faccia un in bocca al lupo futuro, che mi andrà tutto bene. Certo, e com'è stato ritornare in classe dopo 3 mesi di assenza dalle aule scolastiche, rivedere i propri professori? È stato molto emozionante rivedere i miei professori, però sono contento che sia finita. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Non ancora li ho ben definiti, però principalmente andrò a lavorare e non voglio continuare con lo studio. Senti, ma come ha vissuto la tua generazione questo momento così difficile di emergenza sanitaria, il fatto di non vedervi, di lasciare i compagni di scuola e non poter vivere, diciamo, questi ultimi mesi in maniera canonica, con feste o magari condividere con loro? È stato molto difficile psicologicamente, penso, per tutti quanti, dato che abbiamo vissuto un periodo di reclusione nelle nostre case di 2 mesi e mezzo e quindi psicologicamente secondo me è stato abbastanza duro per tutti noi della mia generazione, soprattutto per i ragazzi che devono sostenere un esame, che studiare senza avere un minimo di svago sia molto difficile. Thank you.